nella società angolana si sta verificando una situazione che si potrebbe definire di povertà antropologica. A causa della guerra civile, del degrado progressivo della situazione economica e sociale e del continuo movimento dei rifugiati, la gente sta perdendo il senso della propria esistenza, delle proprie tradizioni e della solidarietà familiare. La precarietà è diventata stile di vita. Le persone vivono giorno per giorno prive di progetti e di aspettative per il futuro. La guerriglia, che ormai si può considerare a ragione un fenomeno endemico, impedisce di fatto la realizzazione di qualsiasi progetto significativo. In questo particolare contesto, l'impegno del missionario è essere fratello tra fratelli, condividendo i doni di Dio con il prossimo che incontra nel suo vivere quotidiano. I cappuccini annunciano il Vangelo soprattutto con testimonianze di vita, con gesti concreti di solidarietà, di condivisione, di carità cristiana, che alimentano la speranza in un futuro migliore e nello stesso tempo diventano risposta immediata ai bisogni fondamentali più urgenti e fondamentali dei più poveri. Annunciano il Vangelo sfamando gli angolani quando fuggono terrorizzati e quando ritornano stanchi e disperati alle loro case, spesso distrutte. Lo annunciano curandoli negli ospedali delle missioni, attivando per loro le scuole e i corsi professionali, creando insomma condizioni di vita dignitose. Le 14 parrocchie missioni che attualmente operano in Angola sono sparse in tutta la parte occidentale del paese, collegate tra loro da strade che una volta erano asfaltate oppure da piste sterrate e imprevedibili. Queste strutture, dopo essere state requisite dal governo, sono state restituite alle missioni in pessime condizioni. Ci lavorano 89 frati cappuccini, di cui 50 angolani, 31 italiani e 8 portoghesi. La massiccia presenza dei cappuccini e dei catechisti angolani è la prova più evidente di come i missionari siano riusciti a formare dei successori desiderosi di continuare la loro attività per una missio nuova che, raccogliendo il buono di quella antiqua, incarnerà il Vangelo nella cultura locale. I seminari, infatti, rappresentano alcune tra le strutture più importanti delle missioni, nelle quali i giovani angolani che hanno scelto lo stile di San Francesco di Assisi possono studiare per diventare cappuccini. Uno dei principali è il Seminario Maggiore di Luanda, la cui storia travagliata ha finalmente trovato una felice conclusione negli ultimi anni. Costruito negli anni 60 e confiscato dal governo nel 1978, è stato restituito alla comunità. Ed è oggi un importante centro di formazione che ospita circa 80 giovani. Per coloro che desiderano avvicinarsi alla vita cappuccina e continuare gli studi, esiste inoltre nella missione di Negage, lungo la strada che porta al nord del paese, un piccolo seminario che ospita 30 ragazzi. A Negage opera anche una scuola dedicata a San Francesco, aperta a chiunque voglia iscriversi. A ulteriore conferma dell'importanza accordata alla formazione per i frati cappuccini, recentemente sono state aperte anche delle scuole succursali nei 5 villaggi intorno. Negli ultimi anni si è lavorato molto alla catechesi e si è cercato di dare grande impulso alla formazione dei catechisti perché siano preparati in maniera adeguata per essere gli animatori delle comunità locali e i promotori di iniziative socioculturali. Ma l'evangelizzazione e la formazione dei frati e dei catechisti non è certamente l'unica attività formativa delle missioni,
a cui fanno riferimento oltre 1,5 milioni di angolani, dei quali circa la metà sono cattolici. Le missioni, infatti, sono famose anche tra i non cattolici per la costante presenza delle scuole primarie e secondarie, le prime ad essere aperte anche agli angolani, e che continuano ad essere gestite con stimata serietà e competenza. Per i cappuccini, lo sforzo di offrire alcune condizioni minime e dignitose di vita alle famiglie angolane passa anche e soprattutto attraverso la formazione dei giovani, ritenuta fattore fondamentale di crescita e sviluppo. È importante infatti per il bene del paese riuscire a formare delle persone valide che possano in futuro assumere le responsabilità connesse alla guida e alla ripresa dell'Angola, facendo proprio il senso cristiano dell'autorità come servizio e non come strumento di potere. Per questo c'è bisogno di impegnare forze e mezzi nel campo della formazione e della promozione umana. In un paese in cui il 50% della popolazione è analfabeta, l'azione educativa è una scelta prioritaria delle comunità religiose. Questo perché lo Stato si è trovato in passato in notevoli difficoltà nel gestire il settore dell'educazione per carenza di strutture e di insegnanti. E qui ci stanno 50 alunni. Ogni turma, ogni sala ha 50 alunni. Solitamente le classi sono divise in tre livelli. Primo, le classi primarie. Secondo, la quinta e la sesta secondaria. Terzo, la settima, l'ottava e la nona superiore. Oramai le scuole sono presenti in tutte le missioni cappuccine di questo paese, come Damba, Negage, Kambatela, Mbanza Kongo, Samba Kayu, Kwambo, Luanda e Uihe, per un totale di 12.000 alunni, numero che conferma come la frequenza dei bambini e dei ragazzi sia altissima e la loro partecipazione attenta e proficua. Ma la formazione non è tutto. La rinascita dell'Angola è subordinata anche al riapparire di quelle attività che rendono un paese indipendente, iniziative assistenziali, economiche e culturali. Quello che i missionari stanno già da tempo promuovendo è appunto lo sviluppo delle potenzialità delle persone, non solo attraverso l'istruzione, ma anche con un'attenzione particolare verso i bambini e gli ammalati, costituendo numerosi centri di accoglienza e di assistenza.